nomi da fare, dobbiamo chiamare i parenti, cugino, c'ho il cugino, ma come dobbiamo? Voi dovrete faticare di tutto, comunque dobbiamo chiamare tutti a raccolta e sono convinto che ce la faremo. Roberto Salati è riuscito a portare al ballottaggio il sindaco Luca Vecchi, è un'impresa storica questa. È un'impresa storica, ma era quello che ci eravamo prefissi. Noi siamo partiti con questa convinzione, abbiamo lavorato tantissimo, con tanto impegno, pochi mezzi purtroppo, perché noi non abbiamo le possibilità che ha l'amministrazione comunale nella persona di Luca Vecchi adesso. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, però il risultato l'abbiamo centrato. Lei è arrivato, ha ottenuto il 28%, è soddisfatto di questo risultato o sperava qualcosa in più? Ma no, io sono soddisfatto del risultato, assolutamente, anche perché non era facile chiamare a raccolta tutti i cittadini reggiani che vengono da 74 anni di... possiamo chiamarla proprio pressione, perché io ho sentito anche tanti miei conoscenti e amici che mi danno il voto, ma hanno qualche problema a dirlo pubblicamente. Reggio è una città che ancora non è libera, non è democratica. Ecco, lei ha ottenuto alle europee, la Lega ha ottenuto 4.000 voti in più rispetto alle comunali. Come giudica questo dato? Con quello che ho detto prima. Chiaramente a Reggio non c'è la libertà di espressione. Questo l'ho provato io sulla mia pelle, per cui non è che dica delle cose campate in aria. Cioè, quando tu entri in un bar e vieni invitato ad uscire perché non sei del PD, io direi che c'è tanto da lavorare in una città a questo punto. Però che nel segreto dell'urna, però 4.000 persone all'europea hanno votato Lega e se hanno dovuto votare lei hanno votato 4.000 in meno, questo è il dato però. Sì, il segreto dell'urna vale per le persone che hanno una propria tranquillità interiore, purtroppo parliamo di persone anche anziane, persone che hanno vissuto l'esperienza della guerra o dei periodi appena dopo la guerra, erano periodi molto diversi da questi e la paura c'è ancora. Ecco, lei si definisce un civico adesso, eppure è appoggiato da tre partiti, Fratelli d'Italia, Lega Nord e Forza Italia. Certo, però io l'invito a entrare in politica, io vengo da un mondo completamente diverso, un mondo imprenditoriale, e mai mi sarei avvicinato alla politica. È nata da un'amicizia con l'onorevole Vinci, mi ha fatto questa proposta, ha individuato in me un candidato che sarebbe potuto arrivare all'obiettivo. E chiaramente io ho accettato l'incarico, lui è il leader della Lega, di conseguenza sono appoggiato da tre partiti di centrodestra. Adesso comunque corriamo io e Vecchi, per cui i partiti non ci sono più, per cui posso essere civico al 100% come mi sono dichiarato all'inizio. Ecco, lei cercherà degli apparentamenti con Alleanza Civica oppure con il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle ha già detto che non intende lasciare libertà agli elettori. Io, come ho detto prima, non sono un politico, per cui mi sta parlando già di cose troppo tecniche, troppo politiche, con questi apparentamenti, avvicendamenti, accomunamenti. Io mi fermo prima, io chiedo il voto ai cittadini. Perché un cittadino reggiano è un cittadino reggiano come me. Mi sembra naturale un avvicinamento da parte dell'elettorato dei 5 Stelle di Alleanza Civica. Oramai loro purtroppo sono fuori dai giochi e in tanti temi eravamo sovrapposti, il tema dell'ambiente, il no alla cementificazione, lei all'inquinamento. Ha parlato con il loro leader, ha parlato con la Rubertelli, con ogni bene? No, io non ho ancora neanche avuto il tempo di parlare, poi come le dico, mi rivolgo ai cittadini, non ai leader, cioè io non sono un politico, io mi rivolgo ai cittadini come me. Ecco, nei prossimi giorni che cosa farete? Quali saranno le vostre iniziative? Parla del ballottaggio o di quando entreremo in municipio? No, del ballottaggio tanto. Okay. Allora, il ballottaggio chiaramente ce la metteremo tutte con i pochi mezzi che abbiamo, perché noi non abbiamo le centinaia di milioni di euro che ha il PD. Verranno a Reggio Salvini e la Meloni, si era detto che potevano venire. Allora, loro sono pronti. Salvini ha due tappe in questi pochi giorni da noi, per cui praticamente si fermerebbe qua, e anche Giorgia Meloni. Abbiamo fatto una scelta nostra, visto che io mi sono candidato come civico, di fare questo invito ai cittadini e di lasciare fuori tutto quello che è il mondo politico.
e lavorare con le nostre forze. Poi chiaramente se loro decidono di venire non possiamo chiudergli la porta, però ecco, la nostra intenzione è quella di propormi come cittadino uguale a voi.